lo spazio. Esso attrae l'uomo fin dall'antichità, forse per mera conoscenza o, forse, perché in tempi passati ci sono stati contatti di un certo tipo. Ma è tra gli anni 50 e 60 del secolo scorso che si scatenò una vera e propria guerra tra due nazioni a chi per primo fosse andato sullo spazio e sulla Luna. Fu la corsa allo spazio tra Stati Uniti e la Russia sovietica. In quegli anni furono molte le cose che vennero nascoste agli uomini, attraverso lo strumento più potente dell'epoca, la propaganda. Disastri, fallimenti, tragedie, molto di tutto questo venne nascosto sia dal governo statunitense che da quello sovietico. In questo video esploreremo il lato oscuro della corsa allo spazio da parte dei sovietici. Ci sono varie storie di cosmonauti dispersi nello spazio in maniera misteriosa. Queste storie riguardano i programmi sovietici per la conquista dello spazio, nati tra gli anni 50 e 60. Da queste storie deriva la teoria secondo la quale Yuri Gagarin non fu veramente il primo uomo nello spazio, nel 1961, ma fu il primo a tornarne vivo. Nel 1960, lo scrittore fantascientifico Robert A. Heinlein pubblicò un articolo dal titolo Pravda significa verità, dove sosteneva che il 15 marzo dello stesso anno, alcuni cadetti dell'Armata Rossa gli avevano riferito che i sovietici avevano già spedito in orbita degli uomini. Ma il giorno della pubblicazione dell'articolo, quella affermazione fu smentita da alcuni ufficiali. Il 15 marzo 1960, l'Unione Sovietica aveva lanciato il Korabi Sputnik 1, una capsula che, in teoria non doveva avere personale umano e che era parte del programma spaziale Vostok. Per problemi al sistema di pilotaggio, però, il Korabi Sputnik 1, invece che rimanere nell'atmosfera, raggiunse un'orbita più alta. E Heinlein ed altri erano sicuri che nella capsula ci fosse effettivamente almeno un cosmonauta a bordo, ma l'Unione Sovietica, dopo l'errore che aveva fatto in modo che sia il mezzo che il suo passeggero fossero persi per sempre, aveva annunciato che la capsula era assolutamente vuota. Se ciò fosse vero, quel cosmonauta senza nome ed identità, fu il primo vero uomo nello spazio. La NASA confermò nel 1962 che la capsula del Korabi, Sputnik 1, era rimasta in orbita intorno alla Terra per 2 anni, ma disse anche che non era stato possibile determinare se ci fosse un passeggero a bordo. Una delle storie che riguarda i cosmonauti dispersi, riguarda Gennady Zawadowski, un astronauta che compare in una foto del 1959, pubblicata su Ogonyok, il settimanale più vecchio di Russia. Nella foto, Zawadowski è immortalato insieme ad altri uomini e ad attrezzatura che i sovietici utilizzavano durante i loro test eseguiti ad alte quote. Uno degli uomini nella foto è il colonnello Pyotr Dolyov, che fu dichiarato disperso dopo che, durante un salto da un pallone aerostatico dall'altezza di 28.700 metri, la sua visiera si ruppe. Gli altri due uomini che si pensa fossero parte del progetto, a Ivan Kachur ed Alexei Grachov, scomparvero dai registri senza lasciare alcuna traccia. Invece, il nome di Zawadowski ricevette ben poca attenzione dopo che apparve su una lista in memoria dei cosmonauti, senza che ci fosse una apparente ragione per inserirlo in quella lista. Molti credono che tutti loro siano svaniti nel momento in cui i progetti a cui partecipavano, li portarono nello spazio. La Russia sovietica non ha mai lasciato dichiarazioni in merito. Tra coloro che si ritengono essere i primi cosmonauti, c'è Vladimir Ilyushin, il quale seppur non disperso, fu all'epoca, cancellato dai vari documenti sovietici, salvo poi ricomparire. Secondo le fonti sovietiche che parlarono con il giornale Daily Worker, e per stessa ammissione di Ilyushin, egli era partito per lo spazio 5 giorni prima di Yuri Gagarin. Le fonti sostenevano che Ilyushin era a bordo della capsula che raggiunse l'orbita, ma poco dopo, la missione fallì e la capsula atterrò, schiantandosi nel territorio cinese. Tra chi sostiene questa teoria c'è il figlio di Nikita Khrushchev, egli sostiene che il governo abbia insabbiato il viaggio di Ilyushin e la sua cattura da parte dei cinesi. 6 testimoni riportarono di aver visto i documenti medici di Ilyushin, mentre era prigioniero dei cinesi da più di un anno. I sovietici insistettero nel dire che il cosmonauta era stato mandato in Cina per delle cure mediche a seguito di un incidente in auto. Ilyushin morì nel 2010 senza mai né confermare né negare nulla. Ovviamente durante la corsa allo spazio tra le due potenze dell'epoca, Stati Uniti d'America e Unione Sovietica, portare il primo uomo sulla Luna era la principale sfida e sono in molti a sostenere che i russi abbiano nascosto molti fallimenti, nel tentativo di allunaggio prima del successo degli USA con l'Apollo 11.
Uno di questi fallimenti ebbe luogo il 3 luglio 1969, quando una navicella lunare, il Soyuz 7K, L3, che probabilmente trasportava degli uomini, fu lanciato con il razzo N1. Il lancio si concluse con un'esplosione che distrusse la piattaforma di lancio, rallentando di molto il progresso sovietico. Dopo l'incidente, gli ufficiali sovietici, stranamente sostennero che nella navicella non ci fosse alcun uomo e che il lancio fallito fosse solo un test per dei propulsori. Il programma di allunaggio sovietico, circondato dal segreto, fu, in teoria, soppresso nel 1976 senza aver avuto mai successo, eppure ci sono fonti che insistono nel sostenere che missioni di allunaggio robotico ci furono, e che i robot erano controllati da cosmonauti in missioni senza ritorno. Ufficialmente i sovietici furono i primi a mandare nello spazio una donna, nel 1963, e sempre ufficialmente, quella donna era l'allora 26enne Valentina Tereshkova. Eppure sembra che tra i cosmonauti scomparsi nel 1961 ci fosse la vera prima donna nello spazio, di cui non si conosceva nemmeno il nome poiché cancellato dai registri sovietici. Con il tempo si è scoperto che forse, il nome della donna, era Ludmila Serakovna e che forse con lei, nella capsula, c'era il marito. Ma come sappiamo tutto ciò? Alcuni documenti, meno importanti, sono stati desecrati negli anni recenti, poi abbiamo le fonti e le testimonianze e poi abbiamo i fratelli Judica, Cordiglia. Achille e Giovanni Judica, Cordiglia erano due giovani operatori amatoriali che negli anni 60, costruirono una stazione d'ascolto delle frequenze sovietiche. La loro base era in un bunker abbandonato, chiamato Torre Bert, a Torino, in Italia. I due italiani sostennero di aver registrato messaggi di missioni segrete sovietiche, che si erano concluse nel mistero. Come prova, i fratelli rilasciarono le registrazioni di ciò che loro sostenevano essere i messaggi intercettati nelle comunicazioni tra i sovietici e gli statunitensi. Una registrazione riguardava un SOS, in codice Morse, per uno strano incidente nel 28 novembre del 1960. Qualche mese prima, nel maggio del 1960 avevano registrato già qualcosa ed in base ai segnali, i due credevano si trattasse di una capsula che, invece che orbitare intorno alla Terra, come previsto, si stava allontanando verso lo spazio profondo. Achille scrisse, giorni dopo, l'Unione Sovietica annunciò che avevano mandato in orbita una navicella di 7,5 tonnellate e che essa si era disintegrata. I fratelli, e molti altri, credevano che questo non fosse altro che l'ennesimo esempio di come i sovietici insabbiassero una missione spaziale fallita, dicendo che non vi erano uomini a bordo. Mosca negò l'autenticità delle registrazioni e le accuse dei fratelli, nonostante fosse cosa ben nota la falsificazione dei registri riguardo le missioni. Ma andiamo con ordine, i fratelli italiani nel novembre del 1957 effettuarono la prima registrazione, ancora estremamente amatoriale. Registrarono lo Sputnik 2, il modulo che trasportava il cane Laika, i fratelli sostennero che nella registrazione si poteva udire il battito cardiaco di Laika. Nel febbraio del 1961 registrarono quello che furono sicuri fosse un battito cardiaco umano, insieme ad un respiro ansimante e gemiti di dolore. Lo stesso giorno delle registrazioni i sovietici annunciavano che una navicella si era schiantata in Unione Sovietica. I fratelli portarono la registrazione ad un cardiologo, il professor Achille Dogliatti, che confermò che si trattava di un battito e di respiri tratti a fatica. Nell'aprile 1961 registrarono una capsula che dopo aver girato per tre volte intorno alla Terra, era rientrata, schiantandosi, era la capsula di Ilyushin. I giovani registrarono anche segnali dalla missione di Gagarin, sempre nell'aprile del 1961, fu una sorpresa per loro sentire la voce di Gagarin. Ma nel maggio dello stesso anno ci fu la registrazione più misteriosa, la voce di una donna russa che, angosciata, diceva di sentire caldo e di star vedendo delle fiamme.
La donna stava chiedendo se stava per schiantarsi. Era lei, la prima donna nello spazio. I fratelli interpretarono quelle parole come le ultime della cosmonauta, mentre stava bruciando nell'atmosfera. Di questa missione non vi è alcuna traccia nei report sovietici, ma si sa che pochi giorni dopo, l'agenzia stampa sovietica riportò di un satellite che aveva preso fuoco durante il rientro sulla Terra. Il satellite era grosso come un autobus e non c'era traccia del suo lancio. Di nuovo, nell'ottobre del 1961, gli italiani registrarono un'altra capsula che, uscita dal suo percorso, era svanita nello spazio. Nel novembre del 1962, un'altra capsula rimbalzò nell'atmosfera durante il rientro per poi sparire nello spazio. I fratelli registrarono anche questo. La registrazione dell'aprile del 1964 riporta di un altro cosmonauta, la cui capsula prese fuoco durante il rientro. Il primo uomo che morì durante una missione e di cui i sovietici non negarono nulla, fu la missione del 1967 a cui partecipò Vladimir Komarov, il cui secondo era Yuri Gagarin. La verità dietro a come si svolse l'imbarco, la partenza e la decisione di chi dovesse partire non è chiara. Tra mistificazioni e leggende sappiamo solo che in origine sarebbe dovuto essere Yuri Gagarin ad andare in orbita, ma per qualche motivo alla fine fu Komarov, che era sicuro che avrebbe perso la vita durante la missione. E così fu. Per Komarov, dopo 13 giri in orbita, intorno alla Luna, le cose si misero male. Pare che Gagarin, prima della partenza, ispezionando il modulo e la capsula, avesse già trovato degli errori, dei possibili malfunzionamenti e per questo aveva cercato, attraverso un rapporto di 10 pagine, di ritardare la missione per permettere la messa in sicurezza del mezzo. Il rapporto era stato consegnato ad un suo amico del KGB, ma non arrivò mai ai capi. Tutti coloro, eccetto Gagarin e Komarov, che avevano visto o letto il rapporto furono degradati, licenziati o inviati in Siberia. Non era stato possibile ritardare il lancio. È qui che comincia la mistificazione di Komarov, che pare scelga il sacrificio per salvare il più giovane nonché carissimo amico Gagarin. Non sappiamo se questa fu la modalità, ciò che sappiamo è che Komarov morì. Esiste una registrazione effettuata dagli statunitensi, da una loro base segreta in Turchia, con gli ultimi attimi di vita del cosmonauta in cui si sta dirigendo a tutta velocità contro la Terra, maledicendo coloro che lo avevano messo là dentro. Del suo corpo rimase solo un ammasso informe, fuso dal calore. Ad un certo punto i fratelli cominciarono a ricevere visite, tra cui un uomo in particolare, si presentò come un reporter sovietico. Un paio di minuti dopo che il cosiddetto reporter se ne era andato, bussò alla porta di casa degli Judica, Cordiglia, un altro uomo, che i fratelli successivamente chiamarono il loro angelo custode.
Quest'uomo disse loro che il reporter che se n'era appena andato, non era un giornalista, ma un agente del KGB. Disse anche che lui lavorava per il SIFA, i servizi segreti italiani, nella sezione del controspionaggio. I ragazzi erano in pericolo ed il governo italiano avrebbe fatto tutto il possibile per proteggerli. Alcuni sostengono che tutta la storia dei fratelli italiani e delle loro registrazioni sia solo parte della cosiddetta mitologia dell'era dello spazio. Per quanto sofisticato fosse il loro metodo di intercettazione e per quanto lodevole il loro lavoro, dicono altri, esso non è abbastanza per provare che fossero in grado di sintonizzarsi su frequenze segrete sovietiche. Eppure l'ormai ex agente segreto del KGB che entrò e bussò alla porta dei fratelli, intervistato nei primi anni del 2000, dallo scrittore Chris Hollington, che lo aveva rintracciato e trovato, confermò quanto avvenuto negli anni 60 e disse: «Naturalmente ci siamo interessanti ad i fratelli Judica, Cordiglia, stavano violando le nostre comunicazioni. Immaginatelo oggi, un paio di ragazzini dilettanti che smontano il programma spaziale russo come se fosse un giocattolo. Ho ascoltato la registrazione di Gagarin, l'ho trascritta ed ho verificato che fosse autentica. I cosmonauti sono stati avvertiti di stare attenti a ciò che dicevano, mentre erano nello spazio, dopo questo fatto e poi abbiamo fatto seguire i fratelli italiani». L'ex agente concluse il suo racconto dicendo: «Bisognava occuparsene, un incidente, forse. Ma i fratelli furono salvati da questa fine, grazie all'attenzione mediatica che avevano attirato su di loro. Ad oggi ci sono nuovi documenti, declassificati negli ultimi anni, che dimostrano che i sovietici hanno veramente insabbiato molti incidenti nello spazio. Secondo fonti occidentali, sono almeno 11, gli incidenti fatali occorsi tra il 1961 ed il 1967, insabbiati dal regime sovietico. Ma questi sono solo quelli che sono stati portati alla luce. Bisogna ricordarsi che alcuni cosmonauti non solo sono stati cancellati dai documenti e dai registri, ma anche dalle foto ufficiali, una pratica, questa molto diffusa, durante il periodo sovietico, quando si voleva cancellare l'esistenza di qualcuno. Esistono parecchi detrattori del lavoro dei fratelli Judica, Cordiglia, anche se la maggior parte delle teorie che vorrebbe che questa storia fosse tutta una montatura, sono molto deboli, alcune prive di qualsiasi fondamento, altre sono molto ingenue. Quel periodo storico fu teso e quella tensione tra le due maggiori potenze dell'epoca, trovava il suo sfogo ed il suo culmine nella corsa allo spazio. È dunque così incredibile pensare che da entrambe le parti ci sia stato spionaggio, ascolto di comunicazioni segrete, insabbiamento dei fallimenti, progetti segreti e morti cancellate dalla storia? No, non lo è affatto. E forse lassù, quell'uomo ancora senza nome, il primo di quei cosmonauti, il primo uomo nello spazio, colui che lanciò l'SOS in quel novembre del 1960, ci sta guardando, muovendosi alla velocità di 28.968 km all'ora. Questa velocità lo rende il corpo più veloce nella storia, oltre ad essere il primo organismo terrestre a viaggiare oltre i detriti di ghiaccio della cintura di Kuiper. E nonostante la terribile morte, il suo corpo riposa in un perfetto stato di conservazione, a 234 gradi sotto lo zero. Vale la pena, quindi, ricordare il sacrificio di questi uomini senza volto e senza nome, che per primi sfidarono le profondità dello spazio infinito. Se il video ti è piaciuto lascia un like e per vedere altri video come questo puoi iscriverti al canale. Al prossimo video!